fare il comizio Mauro Lamantia, presidente regionale della Giovane Italia Occidentale. Grazie, sarà soltanto un saluto e diciamo un piccolo commento a questa grande manifestazione che ha visto la base militante del partito, la base militante giovanile, Giovane Italia in piazza per la prima volta, possiamo dire, in Sicilia un anno dalla sua fondazione. Vedete, noi in questi giorni, in questi mesi abbiamo subito come partito una serie di attacchi pretestuosi, volgari, devo dire anche in alcuni casi veramente stupidi, perché non dipingono la realtà di un partito. Beh, vedete, io vi invito avete fatto molte fotografie, ci saranno dei video, io vi invito da stasera a diffonderle ad esempio sui social network, e questi video, queste foto devono essere la risposta concreta a chi ha detto di questo partito che questo è il partito dei festini e del bunga bunga. Fate vedere queste foto e dimostrate che questo partito ha una base militante, soprattutto di giovani, che da tutta la Sicilia, e noi non facciamo come la CGIL i panini nei pullman e quasi paghiamo le persone per ingrossare la manifestazione. I nostri ragazzi in tutte le scuole, in tutti gli atenei della Sicilia, vengono da settimane di volantinaggi, di affissione, di stare le notti a disegnare gli striscioni per passione politica, questo ci accomuna. E oggi siamo qui per gridare la nostra protesta contro un governo che ha tradito un'intera generazione. Noi siamo la generazione cresciuta nella convinzione che certe logiche della Prima Repubblica dovevano essere messe da parte. Oggi è peggio della Prima Repubblica, perché prima della Prima Repubblica i partiti si presentavano alle elezioni e dicevano chiaramente: noi non vi diciamo con chi ci alleiamo, dateci il voto, carta in bianco, e poi decideremo noi nei palazzi come organizzare il governo. Oggi è peggio, perché si annuncia un'alleanza, si annuncia un programma e subito dopo viene completamente stravolto nella logica delle poltrone e dei peggiori giochi di palazzo. Io mi chiedo cosa accomuna Cracolici con Pippo Scalia di Futuro e Libertà. Io voglio sapere cosa accomuna Gianfranco Fini e Bersani. È molto semplice, cari amici, si dice che la Sicilia è il laboratorio politico, spesso il casino della politica. Questi signori vengono accomunati dalle poltrone e dal potere, questo è il collante. E allora, e veramente chiudo, lancio un invito al mio partito di cui sono orgoglioso di fare parte. Oggi i giovani, gli ex di Forza Italia e di Alleanza Nazionale sono uniti qua. Abbiamo per settimane, ci siamo confrontati, abbiamo sudato e in piena armonia abbiamo dimostrato che è possibile costruire un grande partito unito, perché ciò che ci unisce è certamente molto più grande di ciò che ci divide, e questo lo lanciamo a certi di signori di Roma che hanno, e anche siciliani che hanno diviso il nostro partito, e da qui rilancio il progetto di un grande popolo della libertà. Noi chiediamo alla nostra classe dirigente che è qui, noi chiediamo oggi che siamo qui a protestare contro questo governo di fantocci, contro il governo ribaltonista, noi chiediamo oggi nel 2010 col senno del poi: mai più presidenti come Cuffaro e Lombardo, mai più regalare a partiti minori e poco limpidi la presidenza della regione. Siamo un partito con una classe dirigente, e qui dietro c'è la massima classe dirigente di questo partito, che ha il diritto e il dovere di esprimere le prossime elezioni, e mi auguro che siano vicine, un presidente del popolo della libertà. E l'ultimo invito che faccio al nostro partito, al mio partito: vedete, questo partito esprime il migliore ministro della Repubblica, la storia repubblicana, migliore ministro della giustizia. Dobbiamo essere orgogliosi di avere un ministro che non ha parole, lotta alla mafia quotidianamente con disegni di legge, col pacchetto sicurezza. È un siciliano, è un siciliano del PDL, affermiamolo questo come risposta a chi vorrebbe darci delle lezioni di legalità che non accettiamo da nessuno, soprattutto in Sicilia, a certi partiti che oggi sono alleati di Raffaele Lombardo. E allora, in onore di un grande ministro della Repubblica che onora questo partito, scegliamo
un presidente per le prossime elezioni del PDL e invito i coordinatori, e so che sono in linea con questa base militante, cari coordinatori, noi dobbiamo dare lezioni di moralità, non a parole come fanno gli altri, ma dobbiamo darlo nei fatti. E allora, cari amici, liste pulite del PDL, senza candidati in odore di mafia, lasciamoli agli altri, dimostriamo che siamo il partito della legalità nei fatti, senza accettare lezioni da nessuno. Questa è Giovane Italia, questo è il PDL, e concludo veramente dicendo che le bandiere tricolori oggi erano in piazza per dare una risposta a questi deliri stupidi di un presidente che si permette di mettere in dubbio l'unità d'Italia. Cerchi di avere il rispetto di questa nazione, il nostro cuore, mentre il suo cuore è in quelle stanze grigie di Palazzo d'Orleans. Da siciliani il nostro cuore in questo momento è in Veneto, con i nostri fratelli veneti alluvionati, con i siciliani della Protezione Civile che sono lì per l'orgoglio nazionale che ci accomuna. Viva la Sicilia, viva l'Italia!